Dal suo punto di vista, lo capisco, da presidente ha fatto un appello ad abbonarsi e sostenere la squadra e la società, anche se sappiamo che ad Ancona ci sono diverse sensibilità, vanno rispettate tutte, sono state date delle indicazioni che con l'Assemblea della Curva Nord, Marinelli ha dato la sua indicazione, sosteniamo Ancona ha dato una sua soluzione che riguarda il coinvolgimento, diciamo, delle società partecipate per provare a superare la testa del tifoso. Che l'autorità dice che il campionato sta per cominciare oggi come oggi, questa tessera vieterebbe, non avendola, appunto, le trasferte e anche di sottoscrivere gli abbonamenti. Abbiamo ragionevolmente l'idea e l'aspettativa di avere una risposta entro la prima trasferta, che fortunatamente oltretutto è i primi di settembre. Oltretutto, più che una risposta, dovrebbe essere un'autorizzazione, perché nella Task Force 2.1 c'è scritto che chi ha determinati, rispetto a determinati parametri, ha diritto a poter usufruire. Campagna associativa, a parte questo, presenta questo oggi, sosteniamo l'Ancona, di che si tratterà? Si tratta della conferma dei progetti e delle iniziative dell'associazione, che da quest'anno rivolgerà la massima attenzione su due fronti. Il primo è quello del controllo e supporto della società nella gestione, soprattutto dal punto di vista economico e quindi di controllo dei bilanci. L'altro assolutamente è nei confronti della scuola calcio Ancona Respect, e c'è grande interesse anche da parte dei ragazzi per una scuola calcio un po' innovativa e che sicuramente va incontro ai valori dell'inclusione sociale. Ancona Respect è uno dei parametri che l'US Ancona 1905 rispetta, che nel percorso di federalizzazione autorizzerebbe, secondo le indicazioni della Task Force e della Lega Pro, la possibilità di poter usufruire di trasferte e biglietti fuori casa senza tessera del tifoso.